La macchina entra ora nella retta delle tribune. Lo stacco. Si avvantaggiano in lotta Miccia, Rizz, Limpiao, Struck, Miccia alla corda, Limpiao che attacca, poi Lester, Piggott allo steccato, all'esterno Letitia B. Ancora Noram LB, Nevera all'esterno, Naxos B, New Dream Rex, 13,6 ho sul mio cronometro per i primi 200 metri, 400 in 28,5, Limpiao alla fine passa su Miccia, Limpiao, Miccia con Miccia che sposta subito per anticipare Letitia B lungo lo steccato, Lester Piggott, quindi Nora Mennevera, Naxos e New Dream Rex. Se ho preso bene, i 600 iniziali se ne sono andati in 43 appena scarso. E adesso il passaggio agli 800 in 58. Limpiao al comando, Miccia all'esterno, Lester lungo la corda a largo, Letitia, poi Nora Mennevera, Naxos e New Dream, primo chilometro sul piede dell'1:13,3 sul mio cronometro. Metà della retta opposta alle tribune, lo scatto in terza ruota di Letitia B che supera Miccia, punta su Lester Piggott ai tre quarti di miglio in 1:27,7, passa ma sbaglia improvvisamente Letitia B, e allora 7, di nuovo in vantaggio Limpiao Struck, a largo c'è Miccia che chiude allo steccato Lester Piggott, poi Nevera in terza, Noram che cerca spazio, adesso c'è lo spazio per Lester Piggott, Limpiao prova la fuga, interviene a centropista Nevera, Limpiao in vantaggio, Nevera che ci prova nel finale, Nevera stampa Limpiao, poi Noram al terzo posto. Limpiao gran corsa davvero, ma non ce l'ha fatta, Nevera bissa il recente successo e conferma questa grandissima simpatia per l'anello di Firenze. Ecco un primo piano di Limpiao nell'ultimo generosissimo sforzo. Non sono valse le spinte di Sandro Capenti che urlava all'interno della pista per incitare il suo allievo. Nevera lo batte di mezza lunghezza e viene a vincere. Allora è Nevera che vince ed è Nevera che probabilmente si assicura anche il nuovo record della pista, perché qui io ho 1,58 e spiccioli, siamo nell'ordine dell'1:13,7, 13,8, diciamo 14 scarso, facciamo un po' di tara, magari ho sbagliato qualcosina, non so.